Allora, buonasera. Stasera vi faccio i tarallini al vino bianco. Ok? Iniziamo. Mezzo chilo di farina bianca. Ci vado a mettere 120 ml di olio di oliva. Che impastiamo. Queste sono buonissime. Mettiamo tutto. Ci vado a mettere il sale. Vi regolate voi, quanto sale dovete mettere. A posto. Impastiamo. Poi ci metto il vino bianco. Passiamo con il vino bianco. Questi sono 200 ml di vino, un bicchierozzo. Qui non ci vuole lievito, senza lievito. Allora. Andiamo a impastare. Qua ci potete mettere i semi di finocchio, ci potete mettere qualsiasi aroma, ma io mi piacciono normali. Il pepe. Impastiamo bene. Ecco fatto. Bella morbida, morbida. E allora, iniziamo il lavoro.
Questi li andiamo a appoggiare qua, sulla carta forno. Continuiamo. Carino. Facciamo più sottile. Questi li ho fatti un'altra volta, sono buonissimi. Andiamo a sistemare tutti quanti in una teglia, che poi dopo questi vanno bolliti in acqua calda. Vi faccio vedere. Possiamo fare anche più grossi, eh? Potete fare le forme che vi piacciono.
Adesso facciamo più grossi, vedi? Avete visto, no? Questi sono facili, facili, facili. È buono. Guardate. E allora, amici miei, guardate. Ho messo l'acqua a bollire, mo mettiamo i caramelli. Lasciamo un po' nell'acqua. Ok. Questi vanno bolliti. Lasciamo un minuto. Si scolano e si mettono sul canovaccio e si lasciano raffreddare, tutto il procedimento così. Eccoci qua. Vedete? Li facciamo bollire e poi li mettiamo su un canovaccio. Poi vi faccio vedere adesso, stiamo guardando, tolgo questo qua così. Ecco qua, vedete bene. Ok. Thank you.
Questi, una volta che si sono asciugati, mettiamo qua. Visto che sono facili, poi li vado a infornare. Il forno già l'ho acceso a 200 gradi per una quarantina di minuti, ok? Hai visto? Finché non vengono a galla. Avete visto? Li togliamo. Quindi li mettete nell'acqua quando bolle, li calate dentro i terallucci, quando vengono a galla li togliete con la schiumarola, va bene? Poi li mettete su un canovaccio, li lasciamo così, finché non finiamo tutto, poi li aggiustiamo nella teglia, li mettiamo tutti qua dentro, belli sistemati, e li mettiamo nel forno a 200 gradi per 40 minuti, poi vi faccio vedere la cottura ragazze. Sono facili, facili, facili.